Prima di essere fisico è un viaggio spirituale che non procede superficialmente ma scende in profondità e passo dopo passo illumina il cuore di speranza. Per consentire ad ogni fedele di compiere in serenità e raccoglimento il cammino verso la porta santa della Basilica di San Pietro e di partecipare ai numerosi eventi previsti a Roma dal calendario del Giubileo straordinario della Misericordia, martedì sono stati inaugurati nel Palazzo San Pio X al Civico 7 di Via della Conciliazione il centro di accoglienza dei pellegrini ed il Media Center. Subito dopo la benedizione impartita a entrambi i locali dall'arcivescovo Angelo Becciu, sostituto della segreteria di Stato, i volontari del centro di accoglienza, fornendo assistenza ed aiuto, hanno dato il via alla consegna gratuita dei biglietti per i grandi eventi giubilari. Indispensabile è la registrazione come singoli pellegrini o come responsabili di un gruppo sul sito di riferimento del Giubileo della Misericordia amministrato dal Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione. Con noi il suo presidente, Monsignor Rino Fisichella. Come il Papa ci ha indicato, il cammino verso la Porta Santa, ma verso tutte le porte sante delle cattedrali, dovrebbe essere un breve pellegrinaggio. Ecco perché tutti i pellegrini che giungeranno a Roma per attraversare la Porta Santa di San Pietro sarà necessario che ce lo facciano conoscere via internet o direttamente al centro di accoglienza, e in questo modo verrà dato loro la possibilità di immettersi senza sprecare il tempo. Da Castel Sant'Angelo fino alla Porta Santa avranno un percorso che sarà un percorso di riflessione, un percorso di preghiera, sarà guidato dalla Croce del Giubileo. Sarà un percorso più sicuro, protetto, e daranno anche una testimonianza ai turisti, ai romani, perché in Via della Conciliazione il traffico rimarrà normale, il passaggio delle persone sarà quello quotidiano, ma nella quotidianità i pellegrini daranno il segno che c'è un evento straordinario, il Giubileo. Se il Media Center con la sala conferenze e le postazioni di montaggio rappresenterà per i giornalisti una finestra privilegiata da cui seguire ogni avvenimento del Giubileo, i volontari del centro di accoglienza, al lavoro tutti i giorni dalle 7.30 alle 18.30, sono già un punto di riferimento per i pellegrini venuti a Roma da tutto il mondo. Questo è un centro di accoglienza e quindi è il luogo dove i pellegrini troveranno delle persone che le metteranno a proprio agio innanzitutto, che indicheranno qual è il percorso verso la Porta Santa, che daranno tutte le informazioni possibili per poter vivere l'esperienza del Giubileo come un'esperienza di fede e come un'esperienza ecclesiale.